Guardate qua che gioco vi porto oggi. Spectre Woods. Titolo da 25 centesimi disponibile su PS4. Uno dei titoli forse meno costosi. Allora, quello che mi fa ridere sono le informazioni sul gioco. Durante il tuo matrimonio di mezzanotte nel bosco, un evento misterioso ti lascia solo a combattere gli spettri. Questo è un gioco di simulazione di camminata molto breve che racconta una storia molto breve. Cioè già da qui vale 25 centesimi. L'editore e il creatore è The Voice Game Ltd, che è lo stesso che ha fatto il gioco da 60 centesimi, mi pare, che portai nel secondo canale, che anche quello era un capolavoro. Quindi non perdiamo tempo e dai. Passiamo al gioco. Bel menu, proprio inizia così, proprio solo new game e continue, vai, new game. Non ha l'audio, eh? Non c'è proprio neanche l'audio. Bellissimo, cazzo. Bellissimo. Cos'è sta roba? Non ha nemmeno i suoni, non ha nemmeno la musichetta. Porca puttana. Cos'è sta roba? Io sto intanto continuando a sbloccare trofei uno dietro l'altro. Oh merda! Bene, continua. Già il quarto trofeo in 3 secondi. Magari. Già il quinto trofeo. Porca puttana. Oh cazzo, oh cazzo. Ha lo stesso gameplay dell'altro, eh? Lo stesso movimento, ha usato le stesse cose, ma questo è proprio putrido, ma putrido a livelli estremi. Ma va che roba! Non si può né correre, ma porca. Non si sa neanche dove si va. Non c'è. Ah, qua ecco, qua sono arrivato alla fine. Bene. Questo è la fine del mondo. E io che compro anche sta roba. Cioè, proprio io che compro, però dai. Come si fa a non prendere sti giochi? Come si fa a non vedere la loro putridescenza che esce? Ok, un altro muro, quindi boh. Cerchiamo. Sì, ma almeno un rumore dei passi, una musichetta. C'è una musichetta, riciclo dall'altro gioco. Non penso che se ne accorge qualcuno, ma Madonna, questo è proprio putrido. Ok, sono comparsi dei fiori. Adesso c'è proprio tutta la scia dei fiori. Prima però, andando nei fiori, non andavano. Quindi si era tipo buggato allora. Perché ora vedo che i fiori fa da strada. Eh sì, ora è giusto. E niente, sarà buggato. Bene, questo gioco avrà tutti i rumori di fondo possibili che si sentono nella registrazione. Bellissimo. Beh, fruscio no. Bastardino, eccoti qua, dove sei? Fruscio no, perché lo sto facendo su PS5 che è ultra silenziosa, maledetto. Cos'è che è qua? Cos'è? Ah no, niente. Ok, e fiori basta? Ah no, eccoli. Sì, è perché prima che ho sbagliato io. Che cazzo è successo? Questo è il boss. Questo è il boss, identico a quello di prima, ma questo è il boss. Cioè,
C'ha quella roba rossa che è la lingua. Cos'è una lingua? Carichiamo un attimo l'arma. Cristo, che angoscia che angoscia sto gioco, Madonna. Oh, Tug Spectre. Ok, andiamo di qua. Area successiva, vai. The Harrowing Journey, mica trofei su trofei. Un altro! Ok, ora non ci sono più i fiorellini di prima. Questo cos'è? Ah, eccoli i fiorellini. Ah, la tomba qua! My grave? Non devo fare niente, è rimasto my grave. Ah no, loss, eccolo. Questo mi ha sempre un muto con sta tizia. Che cosa è successo? Che finale straziante. Che emozioni, mai visto tanto pathos. Mai visto tanto pathos in un videogioco. Mai. Mai visto tanto pathos in un videogioco. E mo? Schermo nero da letteralmente 2 minuti. Schermo nero da letteralmente 2 minuti. Ah boh, io non so. Non so se devo fare qualcosa. Letteralmente 3 minuti. È passato un altro minuto a schermo nero. Io esco. Exit. Se io faccio continua. Ah no, mi fa con niente. Mi fa tornare come se fossi all'inizio. Era finito allora. Ah no, ecco. Non vado nella tomba. Vado da altre parti. Solo che qui abbiamo. Madonna. Almeno mettimi, boh, indicazioni, mettimi una strada. Fammi una micromappa. Porno Cristo, sono 3 ore che giro. Praticamente queste si fa ste pippe mentali mentre si sta sposando. Si fa un sogno talmente così che gli va in collasso al cervello, trova la sua tomba e muore, almeno, credo. Cosa si fa pur di non sposarsi? Oh, io mi sono rotto il cazzo. Non so dove andare, non so cosa fare. È sparito addirittura. L'ho notato adesso, non c'è neanche più. Nella barra della vita, né niente. Ah, quindi sono morto adesso, è come se fossi morto. Realmente, quindi non ho più la barra della vita. Non capisco. Vabbè, dai, sta puttanata è andata avanti già fin troppo. Basta, non lo reggo più. Anche perché sono a 3 ore, letteralmente, nel video è tagliato, ovviamente. Mi sono letteralmente 20 minuti, letteralmente 21 minuti e 54 secondi, quindi 22 minuti che giro qua senza trovare nulla, senza un perché. Quindi mi sono rotto il cazzo.
Esco. E niente, dai. Alla prossima. Che merda di gioco.